Che male allo stomaco. Gabriel! Salvatore! Sì, sei tu! Sì, sono io, Gabriel. Allora, che è successo? Sei vivo! Non ti ricordi nulla, Gabriel? Sono vivo! Gabriel, mi ricordo un gran dolore allo stomaco, Salvatore. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo cacciati proprio nei guai questa volta. Che mal di schiena, cavolo! Tu sei stato colpito da un cecchino. Io invece ero scappato e mi hanno messo in carcere, non ti ricordi? Adesso sì, mi ricordo. Questa botta mi ha annebbiato la mente. Ascolta, qua c'è il tizio che ti ha salvato la vita. Mi ha raccontato cosa è successo. Venga avanti, signor cinese. Buon salve. Vuoi sapere cosa è successo? Che è successo? Chi è questo tizio? Andando in giro per i funghi e poi ho trovato lei e allora l'ho presa in blanza, ecco. E l'ho portata di corsa in ospedale. Di corsa, cioè si è fatti chilometri a piedi, tu eri tutto sanguinante, eri quasi esanime. Ti ha portato in ospedale, ha detto che sei stato vittima di un cacciatore, ti hanno curato e sei ancora vivo. Ma per caso questo qua mi ha fatto una tecnica che mi ha spezzato la testa a metà? Perché guardate testa, ragazzi, non tornerò mai più come prima. Si levi la mano dal pacco, però. Lui ha le arti marziali, potrebbe tirarmi i calci lì, si sa che i cinesi utilizzano tecniche. Tecniche strane. No, contro di lei non faccio niente. Bravo, cinese, bravo. Comunque, posso alzarmi? Credo di sì. I medici hanno detto che puoi alzarti quando vuoi. Ormai il tuo corpo si è ricomposto. Ok, mi sento un po' male, ma datemi una mano, ragazzi. Statemi vicino. Sì, ok. Eccoti qua, va. E con i miei piedi riesco a malapena a camminare, però dai, mi riprenderò. Ti riprenderai, voglio, ti riprenderai per forza. Che ne dici di fare un bel posto di blocco e prendere persona dopo persona e capire chi cazzo è stato che t'ha sparato? Secondo me quello poliziotto non è più in servizio, mo. Dovrebbe essere tipo in vacanza, una cosa simile. Se lo prendiamo possiamo vendicarci. Assolutamente sì, tutti quei dolori che ho superato su quel lettino devono essere vendicati, maledetti. Usciamo da questo posto, ragazzi, trovatemi un'arma e adesso gli spezzo l'osso del collo. Odio quelle persone con quelle macchine. Stanno facendo una rapina. Facciamo gli obiettori di coscienza, dai. Non possono fare le rapine, no, ci rubano il lavoro. Ragazzi, calmi, siamo senza niente. Ragazzi, metti, sei sicuro? Metti giù l'arma, veloce. Io non ho un'arma. Abbassa l'arma. Abbassato, tranquillo, sta fermo. Ma volete fare veramente tutto ciò a questo povero ragazzo? Guardate, non ha niente addosso. Che è successo? State fermi, oh! Ma ho sapete chi sono io? Io sono Salvatore Marino. Ma ci state rubando il lavoro? Io tiro fuori la pistola e li uccido tutto due, voglio. Vai, stanno scappando, quei criminali da strapazzo, inseguiamoli. Io mo gli sparo. Sparagli, dove sei? L'ha già ucciso! Oh, mi merda, tu non mi punti la pistola contro, sfacim! Adesso gliela prendo io. Merda. Perfetto, gli ho rubato la pistola. L'altro se ne sta andando. Penso che sia scappato via con la sua macchina. Oh, mi merda, tu non puoi rapire gli amici miei. Vai, che scherza con Salvatore Marino, lo faccio fuori. Oh, chi sta sparando? Io, stai attento, c'è la polizia. Abbiamo salvato delle vite. Oh no, assolutamente, io non posso farmi vedere, devo nascondermi. Sono scappato, ho saltato tre muretti e sto scappando da Corridor. Non mi farò riprendere da Corridor, non un'altra volta. Vuoi che ti salvo, vuoi che gli sparo a quello sceriffo maledetto? No, non sparare a Lucai, spara allo sceriffo. Sparo alla gente che ti sta portando via. Che non sparare. Lasciatelo andare, lasciate andare Salvatore, o sparo. Che sta succedendo? Fuoco nemico. Però la situazione è diventata calda, forse è meglio che mi allontani di qui. Ma come fa? No, ma tranquillo, ti salverò. Umano, codardo. Mamma mia, che codardi di merda. Salvatore, resisti, sono arrivato in questura. Ora prova a tirarti fuori di lì. Ehi, Salvatore, ma cosa gli state facendo, Lucais? Lucai, si fermi, io posso. Sono un testimone. Come è fatto a entrare qui? Come è fatto immediatamente? Questo è il mio amico. C'era la porta aperta e ho visto il mio amico. Ragazzi, io sono un testimone oculare di quello che ho visto. Io sono un testimone oculare di quello che ho visto. Non c'era, non era presente ad avere. Ero presente, lo può confermare. È stato minacciato. È stato minacciato per primo. Può uscire. Aspettami qua di fianco, Gabriel. Va bene. Toc toc. Lucais, fallo uscire. Sì, mi sta dando un encomio. Perfetto, può andare, signore. Grazie mille, sono libero. Sì, grazie Luca. Arrivederci. È la prima volta che faccio qualcosa per dalla parte della legge. Lucais, tappa corta, non voglio vederti morto domani. Io ci tengo alla sua vita, signore. Io dovrei andare adesso, Gabriel. Anche questa è fatta. Allora le nostre strade si dividono per oggi, Salvatore. Per oggi, solo per oggi, signore. Ascolta, questo è un piccolo bonus perché tu mi sei stato vicino ancora.
È tutto quello che ho al momento. Tieni. Grazie. Arrivederci. Li userò bene. Benissimo. Con i soldi del barone adesso dovrei potermi comprare una nuova macchina. Ottimo. Questi chi sono? Salve collega. No. Sei nella linea rossa? Scusami, però non vedi, abbiamo la stessa maglia. Amiamo entrambi i Sons of Anarchy. Siamo colleghi. Beh, dai. Impostore. Io sono della linea rossa. Tu non sei nella linea rossa. Mi potresti rimediare parlando con l'ufficiale Corbo. Dove posso trovarlo? Dovrebbe trovarsi nei paraggi, non lo so di preciso. Però non accettiamo estranei. Assomigli un po' a Putin, lo sai? No, non assomiglia a Putin. Putin non è nulla. L'unico vero leader è Lenin. Salve compagno, arrivederci. Arrivederci. Che strani incontri si fanno nelle concessionarie. Ok, allora vado a pigiare il mio cartello qui con la macchina verde. Questa è già una macchina che mi piace di più. Guardate che bella macchina. Con questa adesso inizieremo una nuova vita di rapine e di cose fatte per bene. Ormai che sono sotto la protezione del nipote del barone, dovrei mettermi a fare dei lavori che potrebbero renderlo orgoglioso di me. Ok, ho invitato un paio di amici per venirmi a prendere al General Store. Però non li vedo da tanto e non so che razza di tipi siano diventati. Ecco, questa è la loro macchina. Mi hanno detto di entrare qui dentro. Non ho altra scelta che fidarmi. Hola, gringo. Salve, sei tu che mi hai mandato un messaggio con scritto di entrare nella vostra macchina? Certo, gringo. Un attimino, facciamo un giro. Perché stare troppo fermo ci stanno i lost map. Sono qui per proporvi un affare. Avete mai pensato di rapire una banca? Una banca? Claro che sì. Io ho bisogno di soldi e sono qui per proporvi un piano per rapinare la banca centrale. Quanta persona chi tiene? Ho un paio di persone che sono interessate all'affare. Sono persone come me, in cerca di soldi facili. Son fidatas perché io non mi fido molto dell'altra persona. No, non so se intende. Non le conosco di persona. Ecco, uno mi ha scritto un messaggio sul cellulare poco fa. Ha detto che ci aspetta al General Store. La persona che ho contattato mi sta aspettando qui fuori. Aprite la macchina così vado a parlargli. Claro. Buongiorno Gabriel. Ma aspetta, tu mi avevi detto che eri da solo. Gabriel, ti ricorda di me? Sono quello di prima che mi avete ucciso. Merda. Oh no. Niente. Sparate. Gabby, ci siamo qua noi, non preoccuparti. Amico, metti in moto. Portiamolo via da qui. Uno sceriffo non muore mai. Da quando ho sparato lo sceriffo, le cose sono peggiorate. È il karma, lo so. Per fortuna non mi hanno colpito in un punto vitale. Sono vivo. Sono duro da buttare giù. Io. Ma quella è la villa dei Lost Zeta. Ehi amico, avete mai avuto problemi con la polizia? La polizia non puede nada contro uno sotro. Certo che avete proprio un bel posto qui. Che villa. Cioè, non pensavo che fosse così grande. Barocco, poi guardate quei quadri. Non pensavo che foste così, insomma, attrezzati. Lasciatemelo dire, è un piacere collaborare con voi, ragazzi. Questo è Pablo, il venditore di armi. Se avete un vestito anche per me ve lo pago, perché piuttosto di andare in giro con questa maglia riga mi butto giù da un ponte. Armi illegali, ragazzi, un Uzi. Vorrei provarlo sulle loro finestre, ma poi mi butterebbero fuori dalla gang, quindi sono ufficialmente uno dei Lost Zetas. Che bello far parte di questa nuova famiglia. Hombre! Yo-ho! Los Zetas non perdonas.